Allora Paola, cominciamo dalla partita. 19 punti, 17 in attacco, 2 a muro. A me e a Francesca hai dato l'impressione di una grande fisicità in questo momento, di grande freschezza tua da un punto di vista fisico. Sì, sono molto contenta che abbiate notato. E all'inizio è sempre comunque un po' difficile adattarsi al nuovo ambiente, nuovo club, nuovi allenatori, nuovi preparatori, quindi sono felice, stiamo lavorando tanto, stiamo spingendo e sono contenta che i risultati si cominciano a far vedere della squadra. Stai saltando poco anche. Poco, poco. No, senti, scherzi a parte. Hai chiuso la partita... Questo colpo in diagonale da seconda linea molto stretto diventa sempre più angolato. Cosa vuoi provare a metterlo nel metro e mezzo di campo? Perché nei 3 metri ormai ci riesci facilmente. C'è sempre quella sfida, sì, un po' pazzerella. L'importante è che non mi fisso su quel colpo, sennò poi impazzisco. Senti, Francesca prima ha detto fa delle cose che anche per le campionesse della mia generazione da un punto di vista fisico sono complicate da pensare, non da fare, perché oggi l'atletismo, la fisicità, la velocità di esecuzione in attacco è molto cambiata. Sì, questo è vero, ma è anche vero che secondo me fa tanto anche la fiducia delle compagne, dell'allenatore e del duro lavoro, quindi sono dell'idea che finché ti alleni e credi in una cosa, prima o poi arriverà. Ti piace questa Milano? Lasciamo stare il valore tecnico della squadra. Ti ho vista molto sorridente, tutte le ragazze molto sorridenti. Mi dirai, è facile sorridere quando si vince, però non è sempre così. No, mi trovo molto bene. La mentalità mi piace la pazienza, anche dopo Conegliano. Il discorso è stato proprio dobbiamo crescere, quindi l'ambiente ti fa stare tranquillo e ti dà tutte le possibilità per essere sereno e credo che se la persona sta bene, poi la giocatrice si diverte, è più fluida e il suo gioco naturale esce. A proposito di divertimento, insomma, settimana prossima su Sky Sport c'è una cosina che ti riguarda. Ti chiedo se ti sei divertita a fare questa cosa con Federico Buffa, come l'hai vissuta prima, durante e dopo? Allora, prima ero molto tesa perché comunque... È un programma dove vanno giocatori di altissimo livello, dove sanno veramente analizzare, mi piace il modo in cui raccontano il giocatore, dove notano piccoli dettagli, quindi ero molto tesa nel mentre mi sono sciolta, è stata una chiacchierata veramente bella, mi sono aperta, empatica, spero che mi abbiano capito e che chiunque guarderà capirà e il dopo sono entusiasta di vedere il risultato di quello che sarà.